Buonasera Salvatore. Ciao, Yolanda. Allora, ho una domanda importante da porti. Da quando ti aiuto a leggere le email al computer, ci sono tante persone che sono ammalate da tiroide e ipertiroidismo. Prendono tantissime medicine per evitare l'estrazione della tiroide che in caso di ingrossamento occludono la trachea e non possono più respirare e muoiono asfissiati. Come si potrebbe evitare un danno del genere? Lo dovremmo dire veramente ai medici, perché dopo tanti anni di tecnica medica, di chirurgia, loro vanno alla svelta, tolgono la tiroide perché costa di più un'operazione che non curarle e guarirle totalmente. In questo modo il guadagno è tantissimo per loro medici. Un'operazione che fanno i chirurghi costa un sacco di soldi alla sanità. Più loro estraggono pezzi anatomici dal corpo umano, più vengono pagate. E questo è il loro guadagno. Oggi come oggi i bambini per esempio non nascono più dall'utero, ma nascono dalla pancia con un taglio netto e i bambini le estraggono dalla pancia, chirurgia e paga la sanità un casino di soldi. Quindi è più facile che ora i bambini non devono nascere più dall'utero. Cioè, la colpa non è tanto da loro. Ma è quando delle persone che vanno da loro a farsi tagliare, a farsi fare il parto cesareo, perché gli dicono un sacco di fesserie, ma spesso e volentieri hanno ragione, perché le madri sporche nell'alimentazione, sporche dentro, con un liquido amniotico, diciamo, superiore ai 37 gradi centigradi, il bambino sta impazzendo, a volte si avvolge pure il cordone ombelicale come per imbiccarsi, e allora è necessario il parto cesareo. E tutta una serie di conseguenze, così dalla tiroide, un caso semplicissimo che si può, diciamo, disinfiammare la tiroide, con una tiroide infiammata va verso l'ingrossamento, che prima o poi ti occlude la trachea e tu muori asfissiato. Allora loro cosa fanno? Invece di operare per disinfiammarla, e quando sembra non sanno come si fa o quello che dovrebbero fare, vanno alla svelta. Tolgono la tiroide e chi si è visto si è visto. E cosa succede poi? Che per tutta la vita devono prendere un Medicine. farmaco venduto dalle multinazionali. Quindi cornuto e bastonato, come si dice in siciliano. Cioè l'ammalato viene cornuto prima e bastonato dopo. Cioè non ha nessun senso logico. Io queste cose le curo e fino al giorno d'oggi ne ho curato tantissimo. Cioè, quale molte persone si sono curate addirittura a casa loro stessa con le mie informazioni, altre sono venute qua. Ultimamente ce n'è una ragazza che fra non molto farà le ultime analisi perché prendeva Autirox o qualcosa del genere, non so come si chiamano queste malattie per iperteroidismo, non le prende più da quando è venuta qua. E farà il video per dire io non prendo più quelle medicine e tutto va bene per l'iperteroidismo, è ritornata normale la tiroide. E così via per tutte le altre cose di queste persone. Una signora che il medico gli aveva detto guarda che se tu non togli subito la tiroide, fra un mese tu morirai asfissiata perché ti occluderà la trachea. Dopo 40 giorni è andata dal medico, gli hanno fatto, l'hanno visto con i loro strumenti e hanno visto che la tiroide era a posto. Ah, gli hanno fatto un'ecografia e hanno visto che la tiroide è a posto. Il medico non è che gli ha detto come hai fatto
o chi è stato ad aiutarti, perché lui non era in grado. Gli ha detto, beh sì, adesso va tutto bene, non c'è più il problema, la tiroide è ritornata al posto giusto, normale, fra un anno viene e te la tolgo. Cioè, non lo so, o sono rimbambito e cretino io, o il medico rimbambito e cretino dovrebbe andare ad altri posti, per esempio a Fangolandia, non dovrebbe più fare il medico. Persone del genere non dovrebbero più essere, diciamo così, visitate da ammalate, li dovrebbero mandare via. Ma purtroppo loro governano e gestiscono la medicina. Possono fare su di noi tutto quello che vogliono, cioè su tutti quelli che hanno una mente lineare e che hanno, diciamo così, la paura e il terrore di quello che dicono i medici. C'è un ignorante che terrorizza un altro ignorante, in poche parole. Basterebbe anche non venire da me agli inizi dell'ipertiroidismo, fare delle fasciature di acqua ghiacciata con un panno, immergerlo nell'acqua ghiacciata, fare degli impacchi continui tutto il giorno, disinfiammare la tiroide, fare un digiuno, prendere soltanto non alimenti tossici ma alimenti che non sono tossici, a questo punto guarirebbero da sole e non ci sarebbe bisogno neanche di venire da me. Ma se non sanno fare un digiuno per la depurazione del sangue, delle arterie, delle vene e di tutti gli altri organi, lo devono fare secondo le informazioni che io do sui miei video. Il medico non sa curare, i medici non sanno curare niente, neanche un'artrosi. Che basta la terapia del limone che l'artrosi scompare, perché il limone, essendo un acido citrico, contenendo acido citrico, cioè non fa altro che sciogliere gli acidi urici e i calcari, e le artrosi sono composte da questo. È semplice, tanta gente si è messa a correre perché non poteva più muovere le ginocchia dopo la terapia del limone, facendo anche una terapia di medicina naturale, sentendo, pulendo il proprio corpo. È semplice. Quindi tutti coloro che hanno la tiroide, i paratormoni ingrossati che la medicina dice, vitamina D, che c'è il sole che la dà invece di prendere il cacciciolo, come dicono loro, le grandi minchiate, in poche parole, per far spendere e spandere soldi alla sanità, per arricchire le multinazionali. Se ognuno di noi mangiasse giusto, cioè se ci basse con cibi sani, vitali, non avrebbero tutti questi problemi. Questo è quanto posso dire, che io ne ho curate tantissimo, ma non io ho dato le informazioni, si sono curate loro stessi. Addirittura alcune l'hanno fatta a casa, quando io li aiutavo tramite telefono. Ero diventato il medico della mutua, adesso non più, perché io non posso spendere la mia vita dietro le persone, che erano centinaia. E questo è tutto. Va bene, grazie Salvatore.